quando ad aprile del 2021 è stato presentato il progetto da ANAS e ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo invitato l'amministrazione comunale pubblicamente ad aprire un dibattito pubblico, a coinvolgere le associazioni di categorie. Purtroppo non siamo stati ascoltati. Poi a giugno ci siamo recuperati noi il progetto, anche grazie alla collaborazione con Basta Vittime della 106, perché se non ci fossero stati 3 miliardi nella finanziaria del 2023 messi dal governo Meloni, automaticamente non avremmo parlato assolutamente di niente. Ecco perché ti dico, perché se voi mi venite a parlare di 106 con 250 milioni, con 400 milioni, con 500 milioni, significa che in realtà non volete parlare di niente. Noi invece ne abbiamo voluto parlare, tant'è che abbiamo trovato 3 miliardi inseriti in finanziaria vincolati per la 106, e vi posso dire che quei 3 miliardi sono stati difesi a denti stretti dalla deputazione calabrese, perché c'è stato un collega di Fratelli d'Italia che aveva scisso, aveva diviso quei 3 miliardi in due, 1,5 miliardi per la 106, 1,5 miliardi per la Tirrenica nella zona toscana. Beh, l'abbiamo costretto a ritirare quell'emendamento, perché quei 3 miliardi erano solo ed esclusivamente per la 106 e non si doveva fare. E questo è stato possibile farlo perché deputati e senatori calabresi insieme abbiamo fatto squadra e abbiamo preteso che quei 3 miliardi non venissero toccati. E devo concordare con l'avvocato Candiano quando dice che questo tracciato purtroppo sarà di difficile realizzazione, perché non solo rientra nella fascia di rispetto, che è una fascia vincolata della ferrovia, non solo compromette eventualmente il potenziamento della rete ferrata. Io non sono d'accordo che adesso sminuiamo e ci riduciamo solo ed esclusivamente al problema del viadotto e quindi all'eventuale realizzazione del sottopasso. Nella zona industriale di Santa Irene questo tracciato va su tutti i capannoni. E che succederà? Esproprieranno i capannoni e poi ricostruiranno i capannoni in altra zona? Non lo so. Secondo me questo tracciato, così com'è, va rivisto. Però se lo avessimo rivisto insieme, probabilmente avremmo potuto fare la voce grossa. Io questo rimprovero al sindaco Stasi, ma glielo rimproverò pubblicamente, che si è rifiutato purtroppo di aprire il dibattito pubblico e ha inteso gestire il tutto da solo. È chiaro che da solo non l'hanno tenuto in considerazione. Insieme al giornale, ma tu lo dovevi fare col territorio, con le associazioni di categorie, anche perché ti abbiamo invitato a farlo. E purtroppo non hai voluto sentire ragione. Quando a dicembre del 2022 approviamo la finanziaria con la previsione di 3 miliardi e all'articolo successivo c'era scritto in modo chiaro che entro il 30 aprile verranno individuati con apposita delibera i tratti prioritari da realizzare, beh, a quel punto ho lanciato un appello al sindaco provocatorio, ed era il 23 gennaio quando venne a sapere che era stato convocato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il mese di febbraio. Disse al sindaco pubblicamente, e quindi in realtà cambiando quella che era stata la mia proposta, dico: adesso sei costretto a derogare il dibattito pubblico, perché altrimenti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non va avanti sul parere. Sono stato deriso pubblicamente, pazienza. Poi sono abituato ad aspettare, perché io sono dell'avviso che la storia può dar ragione. A distanza di un mese si riunisce il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rinvia la trattazione del progetto Sibari-Coserie proprio perché mancava la delibera della deroga al dibattito pubblico. Molto probabilmente avranno suggerito al sindaco a quel punto di derogare il dibattito, perché altrimenti non avrebbero esaminato il progetto. Il sindaco partecipa in videoconferenza al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, finisce l'audizione, finisce la conferenza con un bel post: ho detto al Presidente del Consiglio di convocare immediatamente il Consiglio perché dobbiamo derogare al dibattito pubblico. Allora aveva ragione Rapani quando 2 mesi prima ti ha detto: sindaco, per evitare che si perda tempo, vedi di derogare al dibattito. Anche se non ero convinto, non ero assolutamente d'accordo, perché il dibattito pubblico andava fatto, perché
perché se fossimo stati tutti quanti a fianco all'amministrazione comunale, non dovevamo andare il sindaco da solo in una scoperta, dovevamo stare tutti a fianco a lui e sostenere tutti la stessa tesi. Probabilmente, invece di parlare stasera di questo, avremmo parlato di un progetto già in una fase più avanzata. Io queste cose che vi sto dicendo stasera le ho riferite 15 giorni fa al mio viceministro, a Galeazzo Pignano, con il quale abbiamo chiamato i tecnici di ANAS. Dovremmo fare un incontro tecnico per verificare effettivamente la fattibilità, la possibilità di che questo progetto si possa realizzare così com'è, perché per quanto mi riguarda nutro dei dubbi. Però dall'altra parte sono contento, sono soddisfatto che c'è la certezza del finanziamento, per cui la 106 che tutti quanti vogliamo che si faccia si farà sicuramente. Non sarà questo, sarà un progetto modificato, sarà un tracciato modificato, io me lo auguro. Però abbiamo una certezza che con i 3 miliardi che sono vincolati, che ci sono, il tracciato si farà. Oggi dobbiamo cercare di tirare, di cercare di ottenere il meglio da quello che ci viene proposto da ANAS. Grazie.